Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buon Natale. Il Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, porti a tutti voi l'amore di Dio, sorgente di fiducia e di speranza, e porti insieme il dono della pace che gli angeli annunziarono ai pastori di Betlemme. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. In questo giorno di festa vogliamo lo sguardo a Betlemme. Il Signore viene al mondo in una grotta ed è adagiato in una mangiatoia per gli animali, perché i suoi genitori non hanno potuto trovare un alloggio, malgrado per Maria fosse ormai giunta l'ora del parto. E viene tra noi nel silenzio e nell'oscurità della notte, perché il Verbo di Dio non ha bisogno di riflettori né del clamore delle voci umane. Egli stesso è la parola che dà senso all'esistenza. Lui è la luce che rischiara il cammino. Veniva nel mondo la luce vera, dice il Vangelo, quella che illumina ogni uomo. Gesù nasce in mezzo a noi, è Dio con noi. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, speranze e inquietudine. Viene come bambino inerme, nasce al freddo, povero tra i poveri, bisognoso di tutto, bussa alla porta del nostro cuore per trovare calore e riparo. E come i pastori di Betlemme lasciamoci avvolgere dalla luce e andiamo a vedere il segno che Dio ci ha dato. Vinciamo il torpore del sonno spirituale e le false immagini della festa che fanno dimenticare chi è il festeggiato. Usciamo dal frastuono che anestetizza il cuore e ci induce a preparare addobbi, regali, più che a contemplare l'avvenimento. Il Figlio di Dio nato per noi. Fratelli e sorelle, vogliamoci a Betlemme, dove risuona il primo vagito del Principe della Pace. Sì, perché Lui stesso, Gesù, Lui è la nostra pace. Quella pace che il mondo non può dare e che Dio Padre ha donato all'umanità mandando nel mondo Suo Figlio. San Leone Magno ha un'espressione che, nella concisione della lingua latina, riassume il messaggio di questo giorno. Natalis Domini, Natalis est pacis. Il Natale del Signore è il Natale della pace. Gesù Cristo è anche la via della pace. Egli, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, ha aperto il passaggio da un mondo chiuso, oppresso dalle tenebre dell'inimicizia e dalla guerra, a un mondo aperto, libero di vivere nella fraternità e nella pace. Fratelli e sorelle, seguiamo questa strada. Ma per poterlo fare, per essere in grado di camminare dietro Gesù, dobbiamo spogliarci dei pesi che ci intracciano e ci tengono bloccati. E quali sono questi pesi? Che cos'è questa zavorra? Sono le stesse passioni negative che impedirono al re Erode e alla sua corte di riconoscere e accogliere la nascita di Gesù, cioè l'attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l'ipocrisia, la menzogna. Questi pesi impediscono di andare a Betlemme, escludono dalla grazia del Natale e chiudono l'accesso alla via della pace. E in effetti dobbiamo constatare con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della Pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull'umanità. Se vogliamo che sia Natale, il Natale di Gesù e della Pace, guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del bambino
che è nato per noi. E in quel piccolo viso innocente riconosciamo quello dei bambini che in ogni parte del mondo anelano la pace. Il nostro sguardo si riempie dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini che vivono questo Natale al buio, al freddo, lontano dalle proprie casse, a causa della distruzione causata dai 10 mesi di guerra. Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanto stanno soffrendo e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata. Purtroppo si preferisce ascoltare altre ragioni dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del bambino, chi l'ascolta? Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace, anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito. E pensiamo alla Terra Santa, dove nei mesi scorsi sono aumentate le violenze e gli scontri, con morti e feriti. Imploriamo il Signore perché là, nella terra che lo ha visto nascere, riprendano il dialogo e la ricerca della fiducia reciproca tra palestinesi e israeliani. Gesù Bambino sostenga le comunità cristiane che vivono in tutto il Medio Oriente, perché in ciascuno di quei paesi si possa vivere la bellezza della convivenza fraterna tra persone appartenenti a diverse fedi. Aiuti in particolare il Libano perché possa finalmente risollevarsi con il sostegno della comunità internazionale e con la forza della fratellanza e della solidarietà. La luce di Cristo illumini la ragione del Sahel, dove la pacifica convivenza tra popoli e tradizioni è sconvolta da scontri e violenze. Oriente verso una tregua duratura nello Yemen e verso la riconciliazione nel Myanmar e in Iran, perché cessi ogni spargimento di sangue. Ispiri le autorità politiche e tutte le persone di buona volontà nel continente americano ad adoperarsi per pacificare le tensioni politiche e sociali che interessano vari paesi. Penso in particolare alla popolazione haitiana che sta soffrendo da tanto tempo. In questo giorno, nel quale è bello ritrovarsi attorno alla tavola imbandita, non distogliamo lo sguardo da Betlemme, che significa casa del pane, e pensiamo alle persone che patiscono la fame, soprattutto bambini, mentre ogni giorno grandi quantità di alimenti vengono sprecate e si spendono risorse per le armi. La guerra in Ucraina ha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a rischio di carestia, specialmente in Afghanistan e nei paesi del Corno di Africa. Ogni guerra, lo sappiamo, provoca fame e sfrutta il cibo stesso come arma, impedendone la distribuzione a popolazioni già sofferenti. In questo giorno, imparando dal Principe della Pace, impegniamoci tutti, per primi quanto hanno responsabilità politiche, perché il cibo sia solo strumento di pace. Mentre gustiamo la gioia di ritrovarci con i nostri, pensiamo alle famiglie che sono più ferite dalla vita e a quelle che in questo tempo di crisi economica fanno fatica a causa della disoccupazione e mancano il necessario per vivere. Cari fratelli e sorelle, oggi come allora Gesù, la luce vera, viene in un mondo malato di indifferenza, brutta malattia. Indifferenza che non lo accoglie, anzi lo respinge, come accade a molti stranieri, o lo ignora,
come troppo spesso facciamo noi con i poveri. Non dimentichiamoci oggi dei tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo. Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani, degli anziani, saggezza di un popolo, che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani. Fratelli e sorelle, Betlemme ci mostra la semplicità di Dio che si rivela non ai sapienti e ai dotti, ma ai piccoli, a chi ha il cuore puro e aperto. E come i pastori andiamo anche noi senza indugio, lasciamoci stupire dall'evento impensabile di Dio che si fa uomo per la nostra salvezza. Colui che è fonte di ogni bene si fa povero e chiede in elemosina la nostra povera umanità. Lasciamoci commuovere dall'amore di Dio, seguiamo Gesù che si è spogliato della sua gloria per farci partecipe della sua pienezza. Buon Natale a tutti. Thank you.